Che le esigenze di giustizia e solidarietà nella società e di equità e collaborazione internazionale siano punti di riferimento imprescindibili anche di fronte alla grave crisi economica e sociale in atto, lo pensa ed afferma anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sulla stessa scia il Movimento Provinciale di Agrigento Cristiano Lavoratori, che sabato pomeriggio ha organizzato sull'argomento un convegno ispirato dalla partecipazione all'udienza del Santo Padre avvenuta il 19 maggio scorso. In quel momento, dopo le parole dette dal Papa che ci ha detto dovete avere una particolare attenzione per i giovani, dovete prestare particolare attenzione e amore per i lavoratori, e ha parlato anche lui di equità. Equità non significa più avere gente che ha 100.000 euro di pensione e gente che non può vivere, non ha 100 euro per mettere la pentola. Noi dobbiamo porci questo, il governo Monti si deve porre questo, la politica si deve porre questo, che oggi non c'è. Una conversazione a più voci sulla necessità di rilanciare l'occupazione e l'economia che in questo momento storico batte cassa e sull'esigenza di sollecitare la solidarietà. Riflessioni che hanno visto la presenza tra i relatori del vicepresidente nazionale dell'assistente ecclesiastico provinciale del Movimento, rispettivamente Antonio Di Matteo e Don Gaspare Sutera, oltre all'onorevole Pippo Gianni. In un momento difficile in cui la depressione economica internazionale ci ha colti non di sorpresa, ma ci ha messi all'angolo, anche per l'incapacità della politica di reagire a questa crisi economica occupazionale che sta devastando i paesi. Certo, avevamo pensato che probabilmente togliere i politici e mettere i tecnici avrebbe in qualche modo consentito una soluzione dei problemi. Purtroppo non è così, nemmeno il governo tecnico riesce a fare quello per il quale è stato chiamato. Il mondo della cristianità, della politica e della scuola insieme per guardare al futuro in maniera progettuale, come testimonia la presenza della dirigente scolastica in Saierna e del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Roberto La Galla. Tutte queste cose sono principi che poi vanno tradotti in fatti pratici e quindi si inanellano con una progettualità civile complessiva che trova nella politica la sua ragion d'essere e di esprimersi. Allora credo che poi alla fine il portato di tutto questo sia istituzioni che lavorano insieme, che guardano alle prospettive del futuro, ma che soprattutto guardino a valorizzare con attenzione non l'antipolitica che non serve, ma la buona politica che certamente dobbiamo ricercare con forza. La Chiesa e i movimenti cattolici devono giocare, alla luce del dibattito di sabato al Grand Hotel dei Templi, un ruolo centrale per ragionare insieme alle altre istituzioni intorno al valore portante della formazione e della cultura, con lo sguardo rivolto all'innovazione e alla ricerca.